vogliamo sottolineare la fondazione della Polizia di Stato, i 166 anni, lo vogliamo fare in maniera sobria, lo facciamo in un simbolo della città, Masci Cancioino, grazie al sindaco che ci ha dato questa grande opportunità, ma soprattutto è celebrare il lavoro di tutti i poliziotti, al di là di errori, al di là di sbagli che uomini poliziotti possono fare. Io non mi sottraggo a queste valutazioni, ma spero e sono convinto che la cittadinanza apprezzi il lavoro che soprattutto in quest'ultimo anno è stato fatto con grande impegno, con grande sacrificio da parte di tutti. Errori si fanno perché siamo uomini poliziotti, non siamo macchine, ma l'importante è avere la consapevolezza degli errori, andare avanti e migliorare nella nostra attività. La Polizia di Stato celebra il suo 166esimo anniversario nel Maschio Angioino, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia di Napoli. Fuori al castello e nel cortile, gli stand delle diverse specialità della Polizia di Stato, gli automezzi di servizio, una dimostrazione degli atleti della sezione giovanile Fiamme Oro Judo ed infine la cerimonia solenne per premiare gli uomini che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia giudiziaria. Siamo felici di aver collaborato perché è un modo anche questo per esprimere riconoscenza e gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia di Stato della nostra città. Con il Questore e con tutta la Polizia di Stato collaboriamo ogni giorno, sappiamo i sacrifici che fanno, sappiamo la competenza e la passione in una città difficile, ma con l'unità della città per la giustizia e per la legalità si può fare tanto, soprattutto per le vittime innocenti di questa città. Napoli è sempre di più la città della vita, della cultura, della pace e quindi non possiamo più consentirci tentativi di occupazione violenta della città come è accaduto l'altro giorno vicino a Lungomare o come è accaduto altre volte in altre parti della città. La città, la stragrande maggioranza dei suoi abitanti è compatta in questa iniziativa di prevenzione, in queste iniziative di prevenzione e individuazione dei responsabili. Cioè io vedo una città mai così unita come in questi momenti per la battaglia della giustizia e della legalità, proprio perché una città che si sta aprendo al mondo con un volto nuovo diventa ancora più insopportabile questa violenza gratuita, inaccettabile, che fa male alla città, alla stragrande maggioranza dei napoletani e a tutte le persone che sempre di più vengono alla nostra città. Ormai siamo primi in Italia per turismo e quindi non ci possiamo proprio consentire questo manipolo di violenti e usurpatori della città.